Giorgetti non ha sciolto le riserve sul futuro. Pesano le questioni Giuntoli, Kim e Osimhen. Parleremo di questo e di altro. Ci proietteremo verso Napoli-Inter che si gioca domenica al Maradona. Dopo la sconfitta con il Monza, il Napoli deve assolutamente rialzare la testa per terminare con grande qualità e dignità e orgoglio questo finale di campionato dopo aver acquisito lo scudetto 2022-2023. Napoli-Inter dunque all'orizzonte, ma tanto mercato, le offerte di club ricchissimi dalla Premier League per Kim, la clausola rescissoria che il Manchester United vuole pagare, le offerte e le richieste e il corteggiamento del Chelsea e del Newcastle per Osimhen e il corteggiamento del Chelsea per Lobotka. Sono questi tre giocatori più appetiti dai club di tutta Europa del Napoli, e cioè Kim, Osimhen e Lobotka, ed è chiaro che su questi profili si deciderà anche il futuro di Luciano Spalletti. Gianluca Gifuni in vostra compagnia per Forza Napoli, sempre con voi sino alle 13, il nostro programma quotidiano dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. C'è Tony Mola in regia per intervenire in diretta 081 63 63 63, per i vostri messaggi WhatsApp 339 666 9990. Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Dall'altro lato un grande bomber e un allenatore, Ciccio Baiano. Ciccio, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, ciao Pasquale. Ciao Ciccio, come stai? Ciao, tutto bene. Beh, da quanti anni? Quanti anni vi siete sentiti? Insomma, siete una coppia. Una bella coppia. una coppia affiatata. Allora, Pasquale, domani c'è la presentazione del ritiro del Napoli a Di Maro in Trentino, che ci sarà dal 14 al 25 di luglio. Domani sarà Castelvolturno, la presentazione. A Castelvolturno la 12 presentazione 12:30 con la presenza di Aurelio De Laurentiis e tutti i vertici del Trentino. Insomma, il Napoli però si prepara a giocare la partita con l'Inter, e Spalletti non vuole cali di tensione, perché insomma già il 2-0 col Monza pesa su un finale di campionato che deve essere interpretato alla meglio e con dignità e orgoglio, per carità. Sì, ha dato fastidio chiaramente alla squadra perdere così, ma è ovvio, no? Una grande squadra non ci sta mai, insomma, a fare queste figure. Poi tra l'altro una brutta prestazione, non esagererei, perché poi comunque ci può stare un passo falso dopo 10 giorni, l'Udinese e la Fiorentina molto intensi con la vittoria dello scudetto, però è giusto che si prepari al meglio questa partita. L'Inter in questo momento è la squadra forse più in forma della Serie A, ieri ha conquistato anche la finale di Champions, è vero che poi dopo 3 giorni sarà la Coppa Italia, però sta blindando insomma la qualificazione in Champions, probabilmente arriverà o terza o seconda, e quindi sarà una sfida che Napoli vuole giocare al meglio. Vedremo che Napoli ci sarà insomma in campo al Maradona, che intensità, che livello riuscirà a esprimere domenica alle 18. Ciccio Baiano, ci sono tante offerte per Osimhen a livello europeo, uno dei migliori attaccanti, diciamo che domenica la sfida al Maradona sarà anche tra i due papabili per la vittoria della classifica capocannonieri. Osimhen ha 23 gol, Lautaro Martinez ha 20 reti, non si può abbassare la guardia, perché insomma 3 gol di vantaggio non sono tanti a 3 giornate dalla fine, nel senso che Lautaro potrebbe, se Osimhen dovesse fermarsi, anche raggiungerlo. Sì, sicuramente sì, il Toro sta anche bene, sta facendo gol con... E ieri ha segnato anche, Ha segnato anche ieri, che ha portato la vittoria e ha portato soprattutto l'Inter in finale di Champions League. È normale che Osimhen non si può fermare, ma ha un margine di 3 gol che lo mette, io dico all'80%, diventa il capocannoniere della Serie A. Osimhen. Senti Pasquale, innanzitutto tanti auguri, oggi è San Pasquale, grazie. Quindi buon onomastico. Grazie. A Pasquale Tina, a San Francesco il 4 ottobre li faremo a Ciccio Baiano. Sì. Senti Pasquale, De Laurentiis insomma distribuisce attimi di serenità a tutta la tifoseria, anche se Giuntoli sta per andare via, anche se su Spalletti ci sono delle incertezze, anche se ci sono tante offerte per i big del Napoli, insomma la garanzia è De Laurentiis, se lo diceva anche Giuntoli in occasione della festa, no? È così? Sì, e poi Gianluca, queste sono, come dire, scene, film che abbiamo già vissuto, nel senso che
tra una stagione e l'altra, prima che si ingrani, sembra sempre tutto difficile, nebuloso, poi tutto va al posto suo. È chiaro che io penso che i primi tasselli saranno quelli di definire il direttore sportivo e l'eventuale accordo con Spalletti, che ricordiamo insomma il Napoli considera fondamentale nel progetto, però è evidente insomma che dopo la scena di venerdì scorso ci sia bisogno di qualcos'altro. Vedremo anche se domani il presidente qualcos'altro. Garanzie tecniche? Ma Gianluca, garanzie tecniche sì, fino a un certo punto, nel senso che secondo me la garanzia tecnica principale deve essere quella di un Napoli competitivo. Poi si arrivano le offerte indecenti, e mi riferisco ad Osimhen chiaramente. È chiaro che una società deve fare le valutazioni e giocare, tenere conto anche del contratto in scadenza dell'attaccante. Osimhen c'ha un contratto fino al 2025, se non rinnova credo insomma che poi sia difficile trattenerlo, o magari poi avere la stessa forza tra 12 mesi, cioè quando avrà nel 2024. Quindi sono tutte valutazioni che una società deve fare. La garanzia può essere che, avendo tanti soldi, puoi diciamo comprare dei sostituti all'altezza, però ribadisco, io penso che tutte le situazioni siano ancora da definire. Non so se hai letto le parole dell'entourage di Kim in sì, Corea. Come no, non c'è nessun accordo con il Manchester United, magari andiamo troppo di fretta nel dare degli accordi fatti. Poi giustamente l'entourage di Kim dice probabilmente una cosa semplice: non sappiamo neanche se lo United faccia o meno la Champions League l'anno prossimo, che credo sia un aspetto fondamentale insomma per la crescita di questo calciatore. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Io mi rendo conto che adesso sia complicato, però ci sono ancora tre partite di campionato, c'è uno scudetto vinto, quindi un attimo di respiro, e poi penso che tutto andrà a posto. Tra l'altro oggi, Gianluca, c'è anche un sopralluogo a Di Maro, però della parte marketing, visto insomma che cambieranno un po' di location anche per gli eventi, non si faranno più a Piazza Madonna della Pace, ci sarà Valentina De Laurentiis, sappiamo tutti insomma che Formisano lascerà il Napoli al termine della stagione, quindi tra poco. Il Napoli ha preso questo Gianluca Baiesi, insomma, che sarà lo stadium manager che lo sostituirà nella Fiorentina. Ci sarà anche Tommaso Bianchini, quindi il Napoli sta lavorando su questi aspetti, perché sarà un ritiro diverso dagli altri, perché è il ritiro della squadra campione d'Italia, e quindi probabilmente ci sarà molta più gente che deciderà di seguire il Napoli in Trentino per la prima fase della preparazione. Poi ricordiamo che ci sarà la seconda a Castel di Sangro. E domani sapremo tutto alle 12.30, noi seguiremo in diretta l'evento da Castel Volturno. Ciccio Baiano, tu sei allenatore e sei stato attaccante. Per il Napoli sarebbe più difficile sostituire uno come Kim in difesa, uno come Osimhen al centro dell'attacco? Io penso Osimhen, anche perché... Tu, se fossi allenatore del Napoli, vorresti non perdere Osimhen, ecco. Sì, sicuramente sì, che non è semplice poi andare a prendere un attaccante che ti possa garantire i 20 gol, 22 gol. Sul difensore più o meno si possono trovare, non all'altezza, ma anche quando è andato via Koulibaly. Certo, lo hai trovato Kim. L'ha trovato il Napoli, era impensabile trovare uno che fosse all'altezza di Koulibaly, e il Napoli l'ha trovato. È sempre più difficile. Va bene, allora è tutto chiaro. Noi ringraziamo Ciccio Baiano per essere stato con noi. Ciccio, grazie, ci sentiamo te, presto. Luca, ciao Pasquale. Buon lavoro, ciao, Ciccio. Buon lavoro, ciao. A Francesco Baiano. Noi domani saremo in diretta da Castel Volturno. Ci sarò io, ci sarà Pasquale Tina. Quindi vi informeremo in diretta su tutto e vi daremo in pasto le parole di De Laurentiis, che spiegherà evidentemente anche qualcosa sul futuro del club, oltre che sul ritiro e sul futuro della panchina, e quindi di Luciano Spalletti. Grazie Pasquale per essere stato con noi. Luca. Buon ciao, pomeriggio, ciao. Auguri di buon onomastico ancora a Pasquale Tina e a tutti i Pasquale che sono all'ascolto. Tanti auguri. Buon onomastico. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Perché vacilla ancora? È ancora incerto Spalletti sul suo futuro. Quali garanzie
spera e intende ottenere dal club e da De Laurentiis per decidere di restare fino al 2025 con il Napoli. Fatecelo sapere, secondo voi, quello che ha chiesto e quello che sta aspettando Spalletti per decidere definitivamente di restare a Napoli fino al 2025. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-63-6363 per i vostri interventi in diretta. Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport con tutte le notizie su Giuntoli, su Spalletti, su Kim, su Osimhen e su Lobotka. Tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, come sempre, dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte, dal lunedì al venerdì. Tony Molain, regia. David da Monaco di Baviera ci scrive: ciao Gianluca, sarò impopolare ma non piangerei un addio di Spalletti. Credo che quest'anno ci abbia aiutato molto il mondiale, perché lui vince sempre le prime 8-9 partite, poi la squadra implode fisicamente visto che spreme sempre quelli. Quest'anno nel periodo di calo c'è stato il mondiale, a gennaio è cominciato un nuovo campionato e quando stavamo calando fortunatamente il campionato lo avevamo già vinto, ma ci abbiamo rimesso la Champions. Proprio questa stagione ha insegnato che nessuno è indispensabile, nemmeno l'allenatore. Io uno mi piango, Sarri, che con nulla, nemmeno un vero attaccante centrale, si inventò il calcio più bello mai visto e 91 punti in classifica. Un abbraccio. Eh sì, però Sarri insomma è venuto meno nel momento clou. Anche lui invece Spalletti ha concretizzato in un modo o nell'altro. E poi devo dire che la Spalletti la squadra l'ha spremuta proprio dopo il mondiale, perché da gennaio a fine marzo per 3 mesi ha praticamente schierato quasi sempre la stessa formazione, e quei 3 mesi sono stati essenziali, decisivi per allungare sulle inseguitrici, perché ricorderete che a inizio gennaio, alla ripresa, il Napoli aveva 8 punti sulla seconda, perse a Milano con l'Inter e il Milan arrivò a 5 punti, poi il Napoli allungò di nuovo a 8, poi a 9, poi a 10, poi a 12, poi a 15, poi a 17, a 18 e addirittura a 20 punti. Luca Marchetti da Sky Sport, il più grande esperto di calciomercato che ci sia. Buon pomeriggio Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Io vorrei chiedere, ma in questo momento, visto che De Laurentiis diciamo distribuisce attimi di serenità a tutti i tifosi, non preoccupatevi, ci sono io, anche se Spalletti potrebbe andare via o non restare, anche se Giuntoli sta per andare via, anche se ci sono offerte per Kim, Osimhen e Lobotka, ci sono io che vi do le garanzie giuste, quindi state sereni. Ma in questo momento, per proseguire questo ciclo, è più importante Spalletti o è più importante De Laurentiis secondo te, come figura? Beh, il presidente è sempre più importante di tutti, per come la vedo io. Trovare un presidente che riesce a trasformare gli investimenti che fa in risultati, come è successo a Napoli negli ultimi 15 anni, non è assolutamente facile né tantomeno scontato. Io credo che tutto dipenda da un'organizzazione in generale, non soltanto a Napoli, no? Ma i risultati che hanno continuità nel tempo dipendono dall'organizzazione societaria, dalla linea di condotta che detta la proprietà. Questo lo puoi toccare con mano dappertutto nel mondo. Poi si vince anche in maniera estemporanea, si può vincere un campionato anche quando non pagano gli stipendi, magari guardi in Serie B o in Serie C, si fa fronte comune rispetto alle difficoltà, però avere una programmazione serve una proprietà solida, serve una proprietà che abbia le idee chiare. Quindi se vogliamo riprendere il discorso che faceva qualche tifoso prima attraverso il messaggio, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Poi ci sono quelli che ti permettono di raggiungerlo, questo obiettivo. Cioè, tu mi hai fatto una domanda o dentro o fuori, io non rinuncerei a nessuno, perché questo è stato un gruppo di lavoro che è riuscito a rendere possibile una cosa che sembrava impossibile, ed è stato, tutti hanno messo il proprio mattoncino, chi ce ne ha messi 20, chi ce ne ha messi 10, chi ce ne ha messo uno, ma comunque tutti sono stati utili, indispensabili per portare a termine questa straordinaria stagione. Ecco Luca, pistola puntata alla tempia, che ti devo dire? Luca, focalizziamo in questa chiacchierata, breve chiacchierata con te, l'argomento, il discorso su 5 punti. Giuntoli, Spalletti, Osimhen, Kim e Lobotka. Va bene, restiamo su questi 5 uno alla volta. Cominciamo dal DS Giuntoli. Che succede? Ha la valigia in mano, sta per andare via, è una certezza ormai dal tuo punto di vista e dalle indiscrezioni e le notizie che hai a disposizione? No, ma che, allora, una certezza non c'è mai.
Intanto non c'è mai con il Napoli in assoluto, ma non c'è mai fino a che non ci sono le firme sui contratti. Sicuramente è uno dei più ricercati sia in Italia che in Europa. Sicuramente sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di considerare chiuso il suo ciclo a Napoli. Sicuramente c'è un dialogo in corso con il Napoli e quindi con De Laurentiis per capire che strada prendere. Se oggi dovessi scommettere, scommetterei che giunto il prossimo anno non sarà il direttore sportivo del Napoli, ma io ho la certezza al 100%, il mercato ci insegna, certo, che fino a che le cose non sono chiuse, non sono chiuse. Spalletti invece si è incontrato con De Laurentiis, probabilmente ci vorrà un altro incontro. Devo dire, è sempre un po' enigmatico nelle sue dichiarazioni, insomma è la società che deve dire cosa succede. Addirittura l'altro ieri al premio Bulgarelli ha dichiarato sì, ci siamo incontrati, però poi tutti hanno scritto che io resto, facendo intendere che non c'è una certezza. Allora, che garanzie ha chiesto Spalletti a De Laurentiis? No, non ha ricevuto. No, ma io non so se è una questione di garanzie e basta, anche perché che garanzie vuoi chiedere di continuare a essere competitivo? Io credo che da questo punto di vista ci potrà essere un'unità di intenti. Io credo che la questione sia relativa allo sviluppo di questo progetto, cioè come intendi arrivarci ad essere competitivo, che tipo di responsabilità ci devono essere, che tipo di situazione si verrà a verificare con o senza il direttore sportivo. Cioè io penso che se si devono rivedere magari anche più di una volta, no? Avranno gettato le basi. Sicuramente è stato un incontro sereno e cordiale. Quindi la burrasca che si pensava potesse esserci non c'è stata. Mi verrebbe alle volte a pensare male si fa peccato, no? Ma alle volte ci si prende anche e magari si sono trovati d'accordo che non continui insieme e quindi sono più sollevati tutti e due, non lo so, la mia è una battuta. Certo. Però che ancora sia tutto fatto, io credo che Spalletti sia tanto enigmatico quanto sincero, no? Perché Spalletti le bugie non le ha mai raccontate e non vuole illudere nessuno, quindi dice non scrivete che abbiamo fatto e che rimango sicuramente, perché se lo scrivete magari non avete ragione. Il tuo euro su Spalletti invece, se su Giuntoli lo punti sull'addio, dove lo punti? Punto mezzo euro, perché rischio di non incassare la vincita sulla scommessa che faccio indipendentemente da dove lo metto, ma se oggi dovessi scommettere, ancora oggi, sebbene con percentuali diverse, scommetterei su uno Spalletti ancora un lontano da De Laurentiis, però con questo trend di riavvicinamento, ecco. Certo. E allora passiamo ai calciatori, perché ci sono un po' di offerte. Allora cominciamo da Kim, che ha una clausola rescissoria valida per l'estero. Il suo entourage nelle scorse ore ha dichiarato: non c'è ancora nessun accordo col Manchester United, ma ci sono buone possibilità che si trovi questo accordo, e Kim è quindi lontano come Giuntoli dal Napoli. Io credo che Kim e Osimhen siano destinati a essere oggetti di mercato, e quindi quando i grandi club non ne fanno una questione di prezzo. Bisogna abituarsi anche a ragionare così. In Europa se c'è un giocatore che piace a un grande club, quindi ai 6-7 di Premier, al Bayern Monaco, al Real Madrid, al Paris Saint Germain, ancora al Barcellona no, perché sai che ha problemi finanziari, ma anche il Barcellona, ti ammetto, se lo vogliono prendere lo prendono. Non ne faranno una questione di 5, 10 o 20 milioni di euro, perché ci sono gli ammortamenti, perché se vai a guardare i bilanci di queste squadre fatturano 400 milioni all'anno, perché non dipendono dai diritti TV, e quindi è un altro mondo, è un altro sistema, è un altro parametro. Sono abituati a comprare giocatori da 180 milioni di euro, quindi non hanno nessun problema da questo punto di vista. Quindi se il giocatore, il problema è: ti piace il giocatore o no? Sì, se ti piace lo prendi, poi magari ci può essere il rilancio, ci può essere la trattativa, per carità, però io credo che questi due giocatori, se ne abbiamo parlato tanto finora, è perché sono fortemente interessanti e ci sono squadre importanti a cui loro piacciono, quindi mettici il Paris Saint Germain, mettici il Manchester United, io parlo per tutti e due, certo. Quindi calcio inglese o Paris Saint Germain, io credo che possano essere delle destinazioni concrete per tutti e due. E questo però non deve spaventare i tifosi del Napoli, perché il campionato italiano, lo stiamo toccando con mano in questi ultimi anni, è diventato un campionato in cui ci godiamo i giocatori per 2-3 anni, e se sono veramente forti poi i giocatori vanno via. Meglio venderli piuttosto che perderli a zero, per un discorso di continuità aziendale. La forza del Napoli, e questo il Napoli lo ha dimostrato, è stata quella di sapere individuare i sostituti che costano meno e che magari sono anche più bravi di quelli che vanno via.
Ovviamente il passaggio eventuale di Kim allo United dipenderà anche dal fatto che lo United vada o meno in Champions League. Questo, Ma sì e no. Sì e no, nel senso che noi siamo abituati a ragionare così, perché andare in Champions League per un club italiano significa che ballano 20, 30, 40 milioni, poi dipende dal cammino che fa in Champions League rispetto all'anno precedente, su un fatturato di 150. Se tu fai un fatturato di 600, 20, 30 milioni non fanno molta differenza, per carità, è sempre meglio averli che non averli, però parametralo a uno ricco che spende 100 euro o a uno meno ricco che ne spende 100. Il peso delle 100 euro chiaramente ha un valore diverso, no? Tutto questo vale anche per Lobotka, quello che hai detto su Kim Osimhen? Su Lobotka secondo me meno, non perché non sia bravo, ma perché ha un ruolo molto particolare, quindi o ti serve proprio quel giocatore lì, no? Con quella situazione lì, oppure dipende anche dall'allenatore che hai, dal calcio che fai, dipende, secondo me Lobotka dipende anche da Spalletti, e poi diciamocelo chiaramente, non è che il Napoli li può vendere tutti, quindi certo, ci potrebbe anche essere questo effetto di dire, bene, io so già che ne devo vendere o ne venderò perché avrò delle richieste un paio, e poi dopo non è che ne vendo 4-5 perché arrivano tutti quanti con la valigetta dei soldi fuori dalla porta dell'ufficio dei De Laurentiis. Non è che si dismette il Napoli, no? Certo. Le cessioni vengono fatte anche per continuare a tenere in vita nel miglior modo possibile un progetto, quindi non bisogna neanche esagerare nelle cessioni. Salvatore scrive: perché è stata estesa la clausola dagli agenti di Kim? Io non lo so, io mi risulta che la clausola di Kim sia di 48 milioni, non 60, però mi sbaglierò. È una clausola. Io sapevo che era più alta di 48, però. E quindi più vicina ai 60? Sì. Più vicina, sì, ai 60. Però è stabilita, non si può estendere, è stabilita da un contratto precedente. Quindi no, si può togliere se tu fai un contratto nuovo, si può modificare se tu fai un contratto nuovo. Però ricordiamoci anche quello che dicevamo quando è arrivato Kim, che avere una clausola così alta comunque sarebbe stato un vantaggio per il Napoli, perché comunque il Napoli in un anno avrebbe fatto un guadagno enorme, quasi impossibile, no? In un anno soltanto, altrimenti magari il giocatore non sarebbe venuto. Alle volte il mercato è fatto anche di compromessi, questo mi sembra un buon compromesso per il Napoli. Cioè, tu con Kim sei riuscito a vincere il campionato e poi lo vendi per 60-70 milioni di euro, ragazzi, cioè, certo, è stato un anno, ha vinto il campionato, ha fatto guadagnare 70 milioni, anzi di guadagno netto sono 50, per dire, no? Sì, perché c'è l'ammortamento anche di un anno, di una stagione, quindi, però è una plusvalenza molto molto elevata, certamente, di tutto riguardo. In chiusura ti faccio tre nomi che a me piacciono molto: Scalvini dell'Atalanta, Frattesi del Sassuolo e Højlund dell'Atalanta. No, dico uno dei tre. Sai scegliere bene. No, per me se malauguratamente dovessero andare via Kim, Zielinski e Osimhen, io prenderei questi tre, ma io non sono il Napoli. Diciamo che De Laurentiis ti potrebbe prendere in considerazione come eventuale sostituto di Giuntoli, questo non c'è dubbio. Sono tre giocatori molto importanti. Io ho una mia idea che ancora non ho verificato e assaggiato se può essere vera o meno. Questi tre giocatori giocano in due squadre che quando vai a chiedere i loro giocatori ti chiedono sempre un sacco di soldi per il cartellino. Io credo che il Napoli almeno su due, su tre, se diamo per scontato che servano questi tre ruoli, cerchi di trovare delle occasioni migliori, anche allargando i confini, come ha detto lo stesso De Laurentiis, dell'orizzonte degli arrivi in casa Napoli, perché il fatto che sia arrivato un georgiano e un sudcoreano ha comunque allargato i confini anche economici del Napoli. E secondo te di questi tre, diciamo, quello più vicino su cui magari il Napoli si è già mosso potrebbe essere Frattesi? Non so che dirti sinceramente, Frattesi ha gli occhi addosso di tanti, quindi su Frattesi ti andresti anche a mettere in una situazione di grande competitività, e questo è tutto vantaggio del Sassuolo, lo voleva la Roma, ha fatto una chiacchierata alla Juventus. Io credo che su questi giocatori il Napoli non può non starci, poi deve decidere su quale deve affondare il colpo, anche perché a differenza delle altre squadre il Napoli, soprattutto se dovesse vendere, avrebbe a disposizione la possibilità di chiudere subito l'operazione.
È tutto chiaro, grazie per questa bella chiacchierata, Luca. Buon lavoro. Ciao, ciao. Buona giornata. Grazie a voi. A Luca Marchetti da Sky Sport. Insomma, sul mercato è infallibile, imbattibile. Noi ci fermiamo con Forza Napoli sempre. Tra poco avremo un allenatore con noi. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp e 081-636-3633 per i vostri interventi in diretta. Tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Tony Mola in regia. Ci chiedono alcuni amici di distribuire ottimismo, noi lo distribuiamo sia su Spalletti che su Osimhen, su Kim e su Lobotka e sugli altri. Non ci sarà nessuno smantellamento nel Napoli dopo la vittoria dello scudetto, ma qualcuno potrebbe, e dobbiamo metterlo in conto, andar via. Questo è poco ma sicuro, e noi non possiamo non informare sulle possibilità che questo accada. Ecco, mi auguro di aver chiarito questa situazione. Nel frattempo, Gigi Canni, Canni, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Io prima chiedevo, insomma, visto che De Laurentiis, il presidente del Napoli, dispensa attimi di serenità, dice la garanzia sono io. Lei è un allenatore, in questo momento per proseguire il ciclo vincente del Napoli è più importante la serenità dispensata da De Laurentiis o l'eventuale permanenza in panchina di uno come Spalletti? Beh, non puoi non dire che la coppia funziona, quindi è la coppia che deve rimanere così. Compreso Giuntoli, perché leggevo proprio oggi che non è proprio certo che vada via. No, non è certo, però insomma ci sono più possibilità che Giuntoli vada via rispetto a che vada via Spalletti, ecco, questo sicuramente. Beh, Spalletti è stato determinante, partiamo anche dal presidente perché lo è stato. A me poi fa piacere, io poi ripeto, l'ho detto tante volte, può essere non simpatico delle volte dice delle cose magari che non fanno piacere, ma se io penso a quello che ha fatto per il Napoli e quello che sta facendo per il Bari, devo dire che è un dirigente che fa bene al calcio italiano. Senta Canni, ma Spalletti, così come l'anno scorso, così come in passato, anche quest'anno, nonostante la vittoria dello scudetto, però ad aprile ha cominciato ad andare avanti per inerzia con qualche difficoltà. Io davo un'occhiata ai dati, per esempio, le dico subito, allora, perché li ho segnati qui dopo aver fatto. Posso dirti? Alcuni posso calcoli. Interromperti? Sì. Non guardarli i dati. Allora, media punti, però no, però glielo devo dire. Media punti, prime 27 giornate di campionato, cioè fino al 2 aprile. 2,67 punti di media in 27 partite, 2,67. Aprile-maggio, nell'ultimo mese e mezzo, 1,5, quindi si è ridotto quasi dalla metà la media punti. I gol, media gol fino alla 27esima giornata inclusa, cioè fino al 2 aprile, 2,37 gol a partita, quindi quasi 2 gol e mezzo a partita di media. Addirittura nell'ultimo mese e mezzo 0,75, cioè meno di un gol a partita. È chiaro che qualcosa è cambiato, cioè mi sembra una cosa ovvia, al di là dei dati che lei mi dice di non vedere, però io i dati no, purtroppo sai perché te lo dico? Perché ti faccio, io ho vinto il campionato col Piacenza 5 partite dalla fine. Fino a 5 partite dalla fine io ho perso 2 partite. Nelle ultime 5 ne ho perse 4. Semplicissimo. Ma non puoi fare diversamente, non puoi, perché non ce la fai, perché tu arrivi a un traguardo importantissimo, storico, tutto quello che vuoi, con la mente e il corpo sempre sotto pressione, ed è il motivo per cui questa cosa non sono riusciti a farla nelle coppe, anche perché è una squadra inesperta, è nuova. Quindi tutto questo porta a far sì che nel finale non puoi pretendere che questa squadra vada alla stessa intensità, con ritmi molto alti, che i giocatori rendano al 100%, specialmente in una città come Napoli, dove quando tu fai un risultato di questo tipo diventi un dio. E non do colpa ai tifosi del Napoli, ci mancherebbe, però è tutto un insieme di cose che ti portano a non fare più quello che facevi prima, ripeto, a intensità elevatissima, ogni allenamento, ogni cosa, ogni pensiero, tutto è tutto un insieme di cose. La festa non la puoi non sentire,
È inevitabile. Senta, Canni, perché il Napoli non dovrebbe perdere Spalletti? Cioè, Spalletti cosa ha dato alla squadra, al gruppo di vincente in questi due anni di panchina azzurra? Allora, la società gli ha dato dei giocatori bravi, e qui partiamo da Giuntoli, che anche giocatori sconosciuti, ha dovuto fare un grossissimo, come dire, una cosa difficilissima come quella dell'estate scorsa, mandando via cinque giocatori, facendone arrivare altri quasi sconosciuti, se non sconosciuti. Lui ha messo in atto quello che Giuntoli e il presidente avevano in testa, quindi vuol dire che sei nelle condizioni di qualità di allenatore di fare delle cose semplici, ma che poi non lo sono, di far rendere i giocatori che ti danno, che ti mettono a disposizione, farli rendere al meglio delle loro possibilità mentali e fisiche e soprattutto tattiche, facendoli giocare nel ruolo più adatto a loro. Questo è un pregio che hanno pochi allenatori. Sì, poi ha fatto crescere molto Osimhen, devo dire, dal ritiro dell'anno scorso gli faceva fare un'ora dopo l'allenamento di fondamentali, o con lui direttamente o con un suo collaboratore. Questo credo sia stato importante, perché Osimhen è cresciuto molto Lobotka a metà campo, è cresciuto molto Mario Rui, mi viene da pensare, a sinistra. Insomma, è stato un allenatore che ha anche curato i singoli in questo percorso. Ma soprattutto, prima ha curato i singoli, da lì è l'allenatore che guarda veramente i particolari, ma non è difficilissimo, se hai qualità chiaramente, ma sono gli obiettivi che tu ti devi porre che sono diversi da quelli di molti allenatori che pensano alla tattica e basta. Lui è un allenatore di vecchio stampo, un allenatore della mia generazione, è un allenatore di quelli che prima l'aspetto mentale e fisico, poi quello tecnico individuale e poi quello tattico. I due precedenti, tu non puoi far niente, eccetto la tua intelligenza, oltre alla qualità poi di leggere le partite, di essere capace, come ho detto prima, a far giocare una squadra al meglio delle proprie possibilità, mettendoli nel ruolo più importante per loro, e quindi da lì poi è partito la tattica. Invece la maggior parte degli allenatori negli ultimi anni partono dalla tattica, non vinci niente così. Tony da Napoli scrive: buongiorno, questa intervista a Cagni dovrebbero ascoltarla tutti i giornalisti e tutti gli addetti ai lavori a Napoli, perché Spalletti è stato perfetto a Napoli, scrive, quindi le fai complimenti in questo senso il nostro amico. In chiusura, Canni, quando si vince uno scudetto, lei non ha vinto scudetti ma ha vinto campionati, qual è la difficoltà maggiore da superare? Ripetersi, è la cosa più difficile. Vedi il Milan quest'anno, no? Guarda cosa è successo, ha vinto lo scudetto l'anno scorso e quest'anno è saltato per aria. Questo non deve accadere, ed è il motivo per cui adesso sia il presidente Giuntoli e l'allenatore, no, adesso parlo solo del presidente e Giuntoli finché sarà un dirigente del Napoli, di mettere a disposizione dell'allenatore la possibilità di ripetersi. Quindi, secondo il mio punto di vista, lui avrà chiesto i giocatori da non vendere assolutamente, e se qualcuno deve essere venduto, rimpiazzarli con altri, migliorando sempre di più la rosa, ma soprattutto anche l'aspetto della personalità. Il fatto che abbiano fatto il contratto a Di Lorenzo è determinante, sì. Di Lorenzo, Lobotka, di Anguissa, perché ne parla un po' di questi qua, ma Meret, di questi sono tutti Ramani, sono tutti giocatori questi che sono determinanti. Mario Rui adesso mi viene, poi a lui sono affezionato perché è stato mio giocatore, ma è migliorato tantissimo. Senta, mister, mi dica soltanto un nome, chi non dovrebbe essere mai ceduto? Cioè, se lei fosse allenatore del Napoli? Nessuno, per quello che sto vedendo, per quello che ha fatto. Non c'è giocatore che non abbia dato una mano per questa vittoria finale, non ce n'è uno. Francesco le scrive: puoi chiedere al grande mister Canni se è mai stato vicino al Napoli e se conserva ancora la passione degli aerei, visto che, se non erro, abbia il brevetto. Lei ha il brevetto dei voli? È pilota, sì, io, Canni? Sì, sono pilota. Ho avuto l'aereo per 6 anni personale. Poi, che è un aereo 4 posti, che era? Sì, un Piper, PA28.
Mi sono divertito da parte e vado ancora oggi, noleggio e vado. Ah, quindi ancora questa passione, vedi Francesco? Sì, assolutamente, non puoi perderla questa. Scherzi, e dove se ne va quando va a volare di solito? Che tragitti, che tratte fa? Se sono da solo viaggio ormai adesso alla mia età, sto qui intorno, io abito in Liguria, quindi faccio dei giri brevi. Se sono in compagnia con un altro pilota, allora vado ovunque. Mm. Senta, invece è stato mai vicino al Napoli come allenatore? Sì, quando c'era direttore sportivo Ottavio Bianchi e con Ferlaino abbiamo fatto una cena a Bergamo. Che era il 94, quel periodo lì, 94-95, sì. Mi sembra di errato, più o meno. Sì, e quindi sembrava che fosse tutto a posto, perché Ferlaino mentre cenavamo diceva che ero molto bravo. Poi sono venuto a sapere, quando sono venuto a Salerno ad allenare, che non mi ha preso perché avevo un vestito nero. Caspita, vedi gli allenatori, vedi blu, i presidenti. Era blu ma era sera. Era blu, ecco, e sembrava nero, era blu scuro, insomma, va bene. Perché i presidenti arrivano anche a questo, magari De Laurenti no, saprà. Mi è stato detto da tuoi colleghi quando io sono venuto a allenare a Salernitana. Mi hanno detto una cosa di questo tipo, quindi. Grazie, Candy. Ha preso Lippi e non ha sbagliato. Perché Lippi o aveva un vestito bianco o grigio chiaro, forse, quando si è presentato. Grigio chiaro, se non vado errato. Ricordo delle foto di Lippi con quest'abito grigio chiaro. Va bene, grazie Canni per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Dunque, Canni è un pilota di aereo e non lo sapevamo, lo abbiamo saputo oggi, grazie anche a Francesco per avercelo suggerito e indicato. È arrivato Gigi Soriani in regia, andiamo in pubblicità tra poco con Forza Napoli Sempre. In diretta Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre. Marte Sport Live arriverà alle 13. Nel frattempo De Laurentiis, tra le altre cose, domani sarà a Castelvolturno e noi lo seguiremo per la presentazione ufficiale del ritiro in Trentino a Di Maro quest'anno. Dal 14 al 25 luglio ci sarà il ritiro, domani la presentazione a Castelvolturno, ma De Laurentiis si sta occupando anche della complicata organizzazione della festa ufficiale per lo scudetto. La data balla ancora e lo show al Maradona potrebbe tornare nella sua collocazione originaria del 4 di giugno insieme alla partita Napoli-Sampdoria, ma il Napoli, pensate, sta spingendo per ottenere la diretta televisiva in chiaro sulla Rai anche della partita Napoli-Sampdoria, non solo della festa in programma dopo il fischio finale, e De Laurentiis è convinto di spuntarla su tutti i fronti. Sereni, ci sono io. E dunque vuole dare la possibilità a tutti i napoletani nel mondo di guardare attraverso la Rai, soprattutto a tutti i napoletani in Italia, in chiaro Napoli-Sampdoria, la partita e poi successivamente la festa. Chissà se sarà capace di ottenere questa diretta Rai. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp. Ciao Gianluca, buongiorno. Salvatore. Ciao Salvatore. Allora, per quanto riguarda Giuntoli, a me non dispiace che vada via, perché lui su 20 giocatori che ha portato a Napoli in 8 anni ne avrà indovinati 3-4, compreso Kim e Varaschelia. Quindi per me non è una grossa perdita. Per quanto riguarda Spalletti, è giusto che vada via da vincente, perché secondo me non si ripeterà, e quindi che ben venga un allenatore giovane con idee nuove. Ciao, ecco, grazie. Ciao Salvatore. Per Salvatore quindi bisogna cambiare sia direzione sportiva che panchina. Lo scudetto dell'onestà, questo è il titolo di un convegno che è in programma venerdì prossimo, dopodomani, al Tennis Club Napoli a Viale Dorn a Napoli alle 18:30 nell'ambito della presentazione del libro di Guido Clemente di San Luca dal titolo Calcio e diritto nel prisma della passione azzurra. E noi abbiamo in diretta con oggi a Forza Napoli Sempre Guido Clemente di San Luca, anti-juventinologo per eccellenza e professore emerito, come amo dire. Buon pomeriggio, Guido. Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Allora, lo scudetto dell'onestà, io sai, insomma, vado un po' controcorrente, perché a me piacerebbe definirlo lo scudetto della regolarità o lo scudetto della normalità, come buon auspicio per il futuro, cioè che possa finire, diciamo così,
lo stato di univocità di questi scudetti e che il Napoli possa mettersi in una condizione di vincerli con una certa regolarità poi in futuro. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe che fosse. Sì, in realtà io, diciamo, quando hanno deciso, soprattutto Roberto Conte, che il nostro amico giornalista che modererà poi la serata, cose, che modererà l'incontro come già il precedente, e abbiamo ripreso la frase, ha suggerito di prendere la frase pronunciata dal presidente, che finalmente, secondo quello che sì, è il mio modo di vedere, ha abbracciato anche questo filone, perché nonostante io abbia cominciato insieme ad alcuni colleghi questa linea ben 5 anni fa, fin qui la società Calcio Napoli non è che si fosse mostrata sensibile. Invece nelle interviste, poi per la verità poi non lo ha confermato, ma nelle interviste immediatamente successive al titolo, non mi ricordo quale, forse quella alla Repubblica, il presidente ha detto questo in realtà è lo scudetto dell'onestà. Certo. Con mia grande soddisfazione, perché appunto mi sembra di riconoscere in questo il suo sfidare i poteri forti dell'ambiente calcistico sul piano proprio della regolarità del campionato. Noi sappiamo che adesso c'è tutta questa vicenda delle plusvalenze, dei falsi in bilancio, che è tutta in discussione. Sento dire che ci sarà qualche possibilità di patteggiamento, eccetera. Tutto questo mette una situazione di sconforto, non so come dire, di sfiducia, perché c'è bisogno di respirare un po' d'aria più fresca e pulita, insomma. Quindi lo scudetto dell'onestà, il titolo dell'incontro che hanno ritenuto di dare all'incontro in occasione della presentazione del tuo libro, è un incontro di presentazione del libro, ci saranno soprattutto sono orgogliosissimo perché c'è Cristina Donadio, la protagonista di Gomorra, un'attrice di altissima levatura, che farà il reading, che mi ha dato questo onore straordinario di leggere i brani del libro durante la presentazione. E poi ci sono amici, colleghi, c'è il presidente dell'Ussi, poi c'è il magistrato Visone, l'avvocato Botti, lo scrittore Di Salvo, e poi c'è Vincenzo Montefusco, uno dei certo giocatori del Napoli. È un caro amico. Guido, questo amico scrive: Antonio da Portici, perdonami, io su questa battaglia dello scudetto dell'onestà non tanto ci sto, anche perché negli ultimi 2 anni hanno vinto Milan e Inter, che avranno sì dei debiti, ma sono stati tutti e due scudetti regolari a tutti gli effetti, quelli di Milan e Inter. Io non sono d'accordo nemmeno su questo, perché per esempio l'anno scorso Napoli-Milan in casa fu viziata da un errore. 1-0 Giroud, lo 0-1 gol di Giroud. Esatto, c'era un rigore clamoroso su Osimhen, sì, per fallo di Tomori, e il VAR non intervente in maniera totalmente illegittima, così come non è intervenuto nella partita col Milan nei quarti e ha consentito al Milan di disputare una semifinale che non avrebbe meritato, perché era il Napoli che doveva andare in semifinale se le due gare di andata e ritorno si fossero svolte secondo regolarità. Comunque io però c'è un altro che ti scrive: ma il professore, nel momento in cui ammette che ci siano irregolarità nel campionato, non sta implicitamente invogliando tutti a percepire il calcio come uno sport taroccato come il wrestling? Marco da Caserta lo scrive. Ora non so Marco che fede abbia. Io sto facendo io ho cominciato a occuparmi di queste cose nel 2018, all'esito del campionato 17-18, insieme ad alcuni colleghi a giurisprudenza, tutti chiaramente tifosi, perché la causa occasionale che ci ha mosso a studiare queste cose è sicuramente la passione. Perciò il libro, il sottotitolo del libro si chiama Nel prisma della passione azzurra, perché io non assumo infingimenti, io sono tifoso del Napoli, malato, cioè appassionato radicale. Dopodiché però poi, siccome ho cominciato a studiare questa questione sotto il profilo scientifico, a quel punto quando io faccio il mio mestiere, io mi spoglio della mia veste di appassionato
e di tifoso, insomma. I due campi sono separati, si intersecano ma sono separati. Quando io, per esempio, quando c'è stato di rilevare degli errori clamorosi del VAR, errori è un termine sbagliato, perché delle decisioni illegittime del VAR a favore della Juventus, io l'ho sempre detto, insomma, non me ne frega niente del tifo quando faccio il mio lavoro. Noi abbiamo semplicemente provato, e stiamo continuando a farlo, avendo istituito una cattedra universitaria sulla giuridicità delle regole del calcio nell'ambito di un corso in sport, come si dice, management dello sport, diritto e management dello sport, nel quale c'è un mio allievo che insegna ordinamento sportivo, il professore Martini, con il quale dialoghiamo continuamente su questi temi. Sta per uscire un suo libro sull'autonomia dell'ordinamento del calcio rispetto all'ordinamento generale, sui limiti di questa autonomia. Ci sono i miei giovani dottorandi che hanno scritto anche in questa materia, insomma, voglio dire, ci stiamo occupando scientificamente del tema. Vabbè, c'è qualcuno che non è d'accordo, caro professore, io la devo salutare, però mica andiamo incontro all'unanimismo noi. No, è certo, è certo. E c'è qualcuno che dice, insomma, riguarda tutte le squadre, vabbè, ma poi ne riparleremo. Dario Sarnataro vuole sapere se il suo... che riguarda tutte le squadre, deve riguardare tutte le squadre, pure una battaglia giuridica. Non si arrabbi, professore, non si arrabbi. No, ma mi arrabbio perché questi mi fanno urtare i nervi. Sono commenti da Bar Sport. Noi abbiamo approcciato questo tema in maniera scientifica. Va bene, professore, ne riparleremo. Dario Sarnataro vuole sapere, che da adesso arriva con Marte Sport Live, se lei presenterà il suo libro con il convegno anche a Carpatos. Davo per me o no? Dico, in qualche piazzetta di Carpatos in Grecia, lo presenterà il libro o no? No, lì il libro sarà oggetto di amene letture estive, nel silenzio contemplativo del mare e dei pesci che escono da esso, pescati dal professore. Complimenti anche per la vena poetica, professore, la salutiamo e la ringraziamo come sempre. Grazie a Guido, grazie Clemente a di San Luca. Ciao. Per essere stato con noi. Siamo in chiusura, adesso arriva Marte Sport Live, ma non dimenticate, domani da mezzogiorno saremo in diretta da Castel Volturno, dalla sala stampa, con Aurelio De Laurentiis e tutti i vertici del Trentino per la presentazione del ritiro del Napoli 2023 in Trentino a Di Maro, e ovviamente De Laurentiis certamente parlerà anche del futuro della squadra, del club e della panchina, quindi di Luciano Spalletti. Grazie a Gigi Soriani e Tony Mola in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Stasera torno con Elisa Davino dalle 18 per un puntatone di Metti a Folle, il drive time di Radio Marte. Adesso Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.